tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme. Quest'oggi ci occupiamo del mondo della scuola, del mondo dell'educazione e lo facciamo presentando una particolare iniziativa per la quale abbiamo il piacere di avere con noi due graditi ospiti. Saluto subito il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Mel, Umberto De Coll, ben trovato dirigente. Grazie. Accompagnato da Maria Cristina Colle, che è collaboratrice del dirigente per quanto riguarda appunto le scuole e anche referente dell'infanzia IC di Mel. Ben trovata Maria Cristina. Grazie, buongiorno. Grazie del tempo che ci dedicate per parlare di un tema di grande attualità, perché lo sappiamo, comunque dopo anche quella che è stata l'emergenza Covid, i nostri giovani soffrono ancora per questa situazione che ha sconvolto la vita di tutti noi e abbiamo ricominciato il nuovo anno scolastico. Allora partirei con il dirigente a fare un appunto innanzitutto su come è andata questa ripresa dell'anno scolastico per le scuole di Mel e poi anche questa iniziativa che si svolgerà sabato 28 settembre aperta al pubblico. Ma l'anno scolastico è iniziato bene e siamo sempre contenti quando inizia, perché è sempre faticoso farlo iniziare, sembra che nulla sia pronto, poi invece quando arrivano i bambini entusiasti, carichi di tutte le loro cose, con le loro famiglie, tutto parte e va tutto bene, insomma. E quindi siamo molto contenti. E l'Istituto Comprensivo in questi anni, come tante altre scuole, ha dovuto affrontare tante sfide, il Covid, il PNRR, l'edilizia scolastica, e stiamo un po' uscendo da questo periodo e quindi forse è anche il momento giusto per tirare un po' le fila e provare a guardarci dentro e fare degli approfondimenti. Insomma. Quindi anche sulla didattica, che naturalmente esatto. C'è sempre, ma è diciamo così messa insieme a tutto il calderone, esatto. Vero, di iniziative che ci sono, dirigente. I numeri, quali sono i numeri dell'istituto? Ma l'istituto va bene, nonostante un calo demografico importante dell'intera provincia, noi comunque abbiamo una classe in più, che è una classe, una prima classe delle scuole medie di Lentiai, e sarebbe bello il prossimo anno continuare con questa inerzia positiva per riuscire a fare la seconda sezione anche a Lentiai, e quindi avremo la doppia sezione sia a Mel che a Lentiai per le scuole medie. Quindi per il momento noi no, in termini di classi non abbiamo avuto perdite, anzi abbiamo un incremento. Ovviamente il calo demografico si sente, è una sfida, è una delle tante sfide attuali, ma certo. Non solo della provincia di Belluno, bisogna dire che anche le grandi città hanno un calo demografico, questo ecco. Va detto. Dirigente, quando parliamo di Istituto Comprensivo di Mel, per fare chiarezza per i nostri telespettatori, di che realtà parliamo, di quante scuole parliamo? Sì, noi siamo l'Istituto Comprensivo di Mel e Lentiai e siamo complessivamente 8 plessi, 2 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie e 2 scuole medie, per un complessivo di quasi 600 alunni, per un complessivo di quasi 130 dipendenti. Quindi veniamo classificati come scuola piccola, perché siamo tecnicamente piccoli, ma in realtà di scuole piccole ce ne sono ben poche, il sistema è sempre molto complesso. Tra l'altro c'è anche un progetto ambizioso, magari poi torneremo anche su questo, per quanto riguarda l'asilo di Villa di Villa, perché anche lì c'è tutto un capitolo nuovo da riscrivere. Veniamo a Maria Cristina Colle, che ci presenta appunto l'iniziativa imminente ormai, l'avete denominata Sinergie per la riuscita scolastica e sociale. Ecco, molto importante direi, Maria Cristina Colle, anche questo binomio scuola e società, scuola e sociale. Questo evento che noi abbiamo iniziato in maniera silenziosa, ma che poi ha preso veramente corpo in questi mesi, ne stiamo parlando dalla primavera scorsa, perché è nato all'interno di una rete che è la rete RICE, Rete Internazionale Città dell'Educazione. Questa rete che lavora sul nostro territorio, con la quale noi collaboriamo già da qualche anno, quindi da prima del Covid, promossa dal Comune di Belluno, ci vede protagonisti come anche noi partner di rete. E ci ha messo in contatto con l'Università di Bologna, lo IUSVE di Mestre, e abbiamo avuto in questi anni il piacere e l'onore di lavorare appunto con degli esperti che ci hanno dato molte sollecitazioni di crescita proprio nell'ambito della coeducazione. Alla luce di queste riflessioni, noi ci siamo soffermati
a fare un'analisi per quanto riguarda il nostro territorio su tutte le forze, le energie positive che la nostra comunità ci mette a disposizione. E quindi in primis con il comune di Borgo Valbelluna, che è partner per quanto riguarda l'evento, è partner della rete Rice e che ci sostiene appunto in questa iniziativa. Ecco, possiamo vedere, magari grazie a Simone che ci segue in regia, vediamo subito la locandina, così focalizziamo bene anche per chi ci segue a casa. Noi in particolare ci riferiamo all'evento aperto al pubblico, che è quello che si terrà sabato 28 settembre all'auditorium dell'ex chiesa di San Pietro a Borgo Valbelluna. Lo stiamo vedendo proprio in questo momento. Poi ci sarà naturalmente il giorno precedente un altro appuntamento per gli insegnanti. Maria Cristina, possiamo così raccontare i momenti salienti di questo evento? Allora, faccio un piccolo appunto sull'evento del venerdì pomeriggio, che come diceva è un evento che è dedicato principalmente al nostro collegio docenti, quindi saranno protagonisti gli esperti di cui parlavamo prima e quindi appunto afferenti al progetto Rice, che sono la dottoressa Anna Pileri e il dottor Roberto Dainese, ma abbiamo anche il piacere di avere il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bosco Chiesa Nuova, il dottor Alessio Perpolli, che porterà appunto anche la sua esperienza di un territorio così simile al nostro, pur nella sua diversità, proprio perché comunque anche nel territorio di Bosco Chiesa Nuova ci sono piccole scuole, ci sono più amministrazioni comunali e quindi si avvicina un po' anche al nostro territorio. Certo, quindi il confronto. Mentre ecco, sabato? Invece sabato avremo proprio l'opportunità e ringraziamo anche in questa sede tutte le associazioni che hanno messo a disposizione appunto referenti e persone per presentare le azioni che vengono svolte con la scuola, in collaborazione con la scuola. Non solo avremo rappresentanti del comune, quindi del comune di Borgo Valbelluna, e avremo anche dirigenti dei servizi sociosanitari, quindi dell'ULS 1 Dolomiti. La dottoressa Paola Paludetti, che è direttore dei servizi sociosanitari appunto dell'azienda ULS 1, e la dottoressa Cristina Micheluzzi, che è appunto direttore dell'unità infanzia, adolescenza, famiglia, consultori familiari. Per noi questo è un grande onore, perché veramente avere anche la parte dei servizi sociosanitari con i quali la scuola ha spesso contatti e necessità di collaborazione è sicuramente per noi un onore, e anche per il territorio poter comprendere attraverso loro tutte le fitte collaborazioni che ci sono con la scuola. Ecco, gli interventi saranno numerosi, l'abbiamo visto anche grazie appunto alla locandina, saranno anche tanti gli spunti di riflessione. Maria Cristina Colle, quali comunque i temi principali sui quali volete richiamare l'attenzione? Allora, io direi che i temi principali, oltre alle collaborazioni di cui parlavo prima, quindi con i servizi e con il comune, sono proprio tutti quelli afferenti, diciamo, all'educazione del futuro cittadino. Quindi per noi tutto quel che riguarda l'educazione alla bellezza, quindi all'arte, l'educazione all'espressività e all'attenzione alle emozioni, quindi il teatro, per esempio, e poi anche la musica. Noi, da questo sarà il terzo anno, abbiamo visto nascere un coro di istituto grazie alla collaborazione con il maestro Manolo D'Arold, che è maestro internazionale, che ha veramente voluto, sostenuto questa azione all'interno del nostro istituto con alunni dalla quarta elementare, dalla quarta scuola primaria, fino alla conclusione del percorso della secondaria, quindi di terza media. Ecco, abbiamo misto un insieme di elementi, anche molto bello questo riferimento. Educare alla bellezza, penso che sia un tema veramente grande e che vada coltivato fin da piccoli, proprio per insegnare ai bambini anche al meravigliarsi, no? Davanti alle tante ricchezze della nostra realtà locale. Dirigente De Col, lei tra l'altro è anche dirigente, lo ricordo con piacere, della rete delle scuole di montagna veneta, quindi anche uno sguardo allargato su quella che è la realtà dolomitica, ma anche in riferimento agli altri contesti montani. Oggi comunque al giorno d'oggi
oggi, secondo appunto il suo osservatorio privilegiato, quali sono le principali criticità anche che si incontrano per i bambini stessi nell'affrontare comunque la loro quotidianità scolastica? Parliamo spesso di bullismo, vedevo uno degli interventi anche l'educazione all'uso consapevole dello smartphone. Ecco, dal suo punto di vista. Sì, le complessità sono veramente tante, noi le chiamiamo minacce addirittura, è in crisi, ce lo dobbiamo dire, sono in crisi tanti settori, anche quello della comunicazione, non solo la scuola, anche quello dell'economia, quello della politica, perché è molto difficile dare risposte quando la situazione sociale è così fluida. Le competenze richieste in un'economia moderna sono competenze alte, non sono competenze basse, quindi per i ragazzi il drop out, l'uscita dalla scuola diventa molto facile e può essere irreversibile perché l'industria non assorbe più maestranze che hanno competenze di basso livello, di medio-basso livello. Non è facile per i ragazzi, loro percepiscono questa difficoltà. E non sono solo le nuove tecnologie, quelle complicano ulteriormente il quadro. E la comunità educante è sempre esistita, nei piccoli borghi la comunità educante è sempre esistita e ci sono evidenze scientifiche che dicono che il coraggio a questi ragazzi non viene dato dal singolo insegnante o dal singolo genitore. Il coraggio viene dato dalla comunità, perché loro apprendono guardandoci comportarci bene, trovando delle buone relazioni, risolvendo problemi e lì acquisiscono il coraggio per intraprendere percorsi di studio impegnativi, costosi in termini di denaro, di tempo. Quindi sicuramente questa parte della motivazione forse è per le giovani generazioni è la cosa più delicata e forse solo insieme, anzi direi solo insieme possiamo riuscire ad aiutarli, ma non con uno sportello psicologico che arriva a valle del problema, ma attraverso le azioni, come diceva la maestra Colle, le azioni di contorno, di bellezza, come diceva lei, e che educano alla complessità, perché poi magari è la filosofia che ci risponde, non per forza di cose i tecnicismi. Ecco, quindi ritorna anche questo tema dell'alleanza, come avete riportato appunto nel vostro progetto, come creare reti e condivisioni di significati per costruire alleanze e progettualità nella comunità educante. Allora, lasciamo concludere a Maria Cristina Colle, che ci dà ancora alcuni riferimenti magari per coloro che si fossero collegati in questo momento. Ripetiamo bene l'appuntamento, un forum aperto alla cittadinanza. Maria Cristina? Sabato mattina dalle 9 alle 12 alla ex chiesa di San Pietro, auditorium di Borgo Valbelluna, a Mel. E per chi avesse piacere invece di assistere anche alla prima parte, quindi quella che noi avremmo dedicato al collegio dei docenti dell'ICIMEL, che però rimane aperta per chi appunto ha piacere di sentire anche questi esperti di cui parlavamo prima, quindi la dottoressa Pileri, il dottor Dainese e il dirigente scolastico Perpolli, e anche le nostre insegnanti della scuola dell'infanzia, che presenteranno questo particolare spaccato sulla metodologia attiva della scuola dell'infanzia. Infanzia, perché il percorso dei futuri cittadini inizia alla scuola dell'infanzia per quanto riguarda il nostro istituto. E quindi ecco una condivisione interna ma anche con il territorio. Basta scrivere appunto all'indirizzo mail dell'Istituto Comprensivo di Mel e chiedere di poter partecipare, quindi riserveremo anche dei posti per il venerdì pomeriggio. Ecco, tutti gli ingressi sono liberi, giusto? Tutto gratuito. Tutto gratuito. Tutto gratuito. Insomma, una bella opportunità da sfruttare anche. Grazie ai nostri ospiti davvero e buon lavoro per la vostra iniziativa. Grazie. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.